in quasi tutti i paesi d'Italia, io l'ho vista solo in tre posti, io giro parecchio nel sud Italia, qui Letino e San Gregorio Matese, è stata conservata. E è stata conservata perché, questa può essere una curiosità, Rocca Romana era l'unico paese che nell'immediato dopoguerra il movimento sociale italiano aveva la maggioranza assoluta, quindi determinava le sorti politiche, quindi i cosiddetti fascisti appestati, gente cattiva, gente che doveva essere picchiata o allontanata, che non doveva entrare in chiesa, gestivano la cosa pubblica perché democraticamente venivano eletti. E grazie a loro che questo si è salvato. Logicamente non hanno fatto niente di male, non picchiavano la gente, non gli davano l'olio di ricino, eccetera. Però hanno permesso che questa pietra fosse conservata. Qualche anno fa venne un onorevole del Parlamento, un onorevole, non ricordo il nome, di centro-sinistra, e disse proprio il fatto di come... Antonio! Come fosse inopportuno conservare inopportuno. Invece è opportuno. È una memoria storica, perché inopportuno. Se cioè, ci siete tutti. Antonio, se ci sono tutti possiamo proseguire, sì, qua in chiesa e là, così mangiano pure. Eh sì, abbiamo fame. Sì, però, però davvero...